Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 71292 Oliverio, 71296 Gallinella, 71299 Russo in materia di interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche ad uso irriguo. Avverto in via preliminare che in base alle nuove disposizioni adottate dalla Giunta per il regolamento le audizioni formali possono essere trasmesse attraverso la web tv della Camera dei Deputati mentre non è prevista alcuna. Reso contazione, richiamo quindi l'attenzione dei nostri ospiti su tale forma di pubblicità che sarà resa ove da parte loro non vi siano obiezioni. Prendo atto che non vi sono obiezioni e quindi dispongo l'attivazione dell'impianto. Sono presenti la dottoressa Raffaella Zucaro e la dottoressa Marianna Ferrigno, rispettivamente primo ricercatore e ricercatore del CREA, il dottor Simone Zilio e il dottor Francesco Sedii. Dita. E Salvatore eh, Cosimo, quest'ultimo facente parte del Comitato Scientifico di Asso Idroelettrica. I dottori Francesco Vincenti, Vincenzi Presidente e Massimo Gargano Direttore Generale e Caterina Truglia collaboratrice dell'AMBI. Ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito e passo loro immediatamente la parola chiedendo la cortesia di presentarsi ad inizio del loro intervento. Bene, chi parte? Crea. Eh, buongiorno a tutti, sono Raffaella Zuccaro del Crea e porto i saluti del Presidente del Salvatore Parlato e del Direttore del, del mio Centro, che Centro Politica e economia eh, Roberto Enche. E vi ho anche inviato dei materiali che immagino abbiate ricevuto per in qualche modo ind indicare quali sono gli interventi che il, il CREA eh, diciamo, svolge, le attività che svolge anche a supporto della, ehm, della carenza idrica e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Eh, in particolare, le attività che eh, il centro al quale io afferisco Politica e Bioeconomia svolge si possono ricondurre a due specifici filoni. Uno, che afferisce prevalentemente attività di supporto alle prevalenti istituzioni competenti in materia per la pianificazione e programmazione di azioni di adattamento mh, di medio- lungo periodo eh, al tema della carenza idrica e poi anche azioni ehm, di, in risposta alle situazioni di emergenza. In particolare per quanto riguarda il primo tema, ossia il tema dell'adattamento, allora, il, il CRAPIB offre supporto tecnico-scientifico al Ministero Vigilante, il MIPAF, per la predisposizione di programmi di finanziamento per gli investimenti irrigui, in supporto tecnico-scientifico per il rispetto dei principali adempimenti connessi all'attuazione della politica nazionale e comunitaria in termini di risorse idriche gestione dei flussi informativi attraverso il Sistema Informativo per la Gestione delle Risorse Idriche. Il SIGRIAN inoltre partecipa agli osservatori per gli usi idrici e eh, fa una serie di attività di analisi e di ricerca, essendo un ente di ricerca eh, su questi temi. Eh, sulla questione del supporto tecnico agli investimenti irrigui in ci sarà la specifica audizione del MIFAF, in particolare l'attività che il CREA svolge in quanto eh, assistenza tecnica al Ministero Vigilante è quello di ehm, diciamo prevalentemente ha partecipato da un punto di vista tecnico alla stesura di tutti i piani che si sono finanziati a partire dal 2000 con i fondi nazionali quindi il piano irriguo eh, attualmente eh, si sta lavorando al piano con i fondi del sviluppo e coesione l'FSC eh, e anche al programma nazionale per lo sviluppo rurale che come sapete sostanzialmente prevede una misura di finanziamento degli investimenti irrigui in questo contesto, la parte tecnica prevalentemente si è concentrata sulle individuazioni delle azioni sovvenzionabili e le condizioni di ammissibilità degli investimenti, criteri di selezione che rispondano proprio al tema della, eh, diciamo, di utilizzare la risorsa idrica in maniera efficiente e sostenibile e quindi adattarsi ai cambiamenti climatici. Ad esempio per quanto riguarda i criteri di selezione degli investimenti irrigui verranno premiati tutti quelli che eh, prevedono un maggiore risparmio idrico, eh, la trasformazione in irrigazione collettiva che sappiamo essere una tipologia di irrigazione e maggiormente risponde ai temi della sostenibilità e dell'efficienza e quant'altro. Con riferimento al tema del supporto eh, del rispetto degli adempimenti comunitari e nazionali sostanzialmente ehm, il mio centro e il gruppo di lavoro diciamo che lavora con me, ha, ha supportato le istituzioni, quindi non solo il Mipaf ma anche il Matto, per rispetto delle condizionalità ex ante per le risorse idriche, un tema molto rilevante in quanto le condizionalità ex ante che sono individuate dal regolamento 1300 del 2013 devono essere rispettate a monte onde evitare, diciamo, di eh, problemi nel momento in cui eh, si vanno a rendicontare i fondi ehm, diciamo, per le politiche strutturali. In questo contesto in particolare le, le condizionalità ex ante per le risorse idriche sono due e afferiscono una al, prevalentemente al recupero attraverso la tariffa finale dell'acqua, eh, del costo ambientale della risorsa e l'altra alla quantificazione dei volumi in rigo e soprattutto alla individuazione di azioni incentivanti l'uso efficiente dell'acqua. Per quanto riguarda, e quindi con riferimento a queste due condizionalità, mh, i due ministeri competenti, il Matto e il Mipaf, hanno emesso delle linee guida che il, nostro, il mio centro sostanzialmente ha supportato eh, nel recepimento eh, di tali linee guida a livello regionale e anche l'adozione di tali linee guida a livello regionale. Eh, inoltre, per, in particolare per le linee guida del Mipaf sulla quantificazione dei volumi che rappresenta soprattutto... Un primo step per sostanzialmente far pagare per un, diciamo, far pagare l'acqua in maniera collegata ai volumi prevalentemente utilizzati e quindi eh, introdurre una serie di azioni che possano in, introdurre una. Uh, un uso sostenibile dell'acqua, uh, il, um, il mio centro ha anche contribuito alla stesura del, delle linee guida e del documento metodologico per, uh, le, diciamo, per individuare una metodologia di stima della quantificazione dei volumi a livello nazionale. È stato individuato il Sigrian come base dati di riferimento nazionale che anche lei ha, um, ha conosciuto e poi si è supportato tutte le varie regioni nel recepimento di tali linee guida. Uh, purtroppo, nei vari regolamenti regionali che prevedono ovviamente l'introduzione nel sistema informativo dei dati sui volumi, ognuno ha inserito delle scadenze abbastanza diversificate e quindi ad oggi non c'è proprio un, un quadro omogeneo delle informazioni uh, relativamente ai volumi uh, prelevati, utilizzati e anche restituiti. Ad esempio, sulla stagione 2016, um, su 600 enti che sono presenti in Sigrian. 47 hanno riportato i dati sui volumi utilizzati, 88 sui volumi prelevati. Prevalentemente sono quelli che sono associati all'AMBI in quanto l'AMBI facendo coordinamento in questa attività sostanzialmente ci aiuta e ci supporta nel recuperare tali informazioni. Eh, per la stagione Riga 2017 viceversa mh, non ci sono ancora informazioni perché sono previste che vengano ehm, inviate alla fine della stagione Riga. Uh, il sistema informativo, giusto due parole, ve l'ho riportato anche nelle slide: riporta um, sostanzialmente tutto il, il, il sistema idrico nazionale relativamente alle aree di irrigazione collettiva, ai limiti amministrativi, le fonti di approvvigionamento, la rete, il reticolo idrografico anche dati di natura gestionale ed economici. Nel tempo sono state poi inserite ulteriori informazioni, attualmente quindi si sta lavorando per implementare i dati su, del servizio agre, agrometeorologico, i dati AGEA sull'uso del suolo più aggiornati anche collegati al tema delle politiche per lo sviluppo rurale, quindi al fascicolo aziendale e quant'altro, e poi i dati eh, WISE sui corpi idrici e la loro classificazione che sono gestiti da ISPRA. Ehm, le ultime due attività, che sono sostanzialmente più afferenti non tanto a una pianificazione e programmazione, ma alla gestione delle emergenze, noi partecipiamo agli osservatori per, eh, permanenti per gli usi idrici e anche supportiamo tecnicamente il MIPOF, che è anch'esso membro di tali osservatori. In questo contesto, le principali azioni che si stanno svolgendo riguardano soprattutto una richiesta sulla stima diciamo, del danno al settore agricolo connesso alla riduzione dei prelievi. Eh, affini, irrigui visto che eh, diciamo, a livello nazionale l'irrigazione risulta necessaria per buona parte delle colture agricole e quindi è stata eh, individuata una proposta metodologica di stima di mancati redditi legata anche alla riduzione delle rese eh, che è stata anche applicata in via sperimentale. Nel, diciamo, nel distretto Irrigo delle Alpi Orientali, e ehm, qui effettivamente si è verificate, sono verificate criticità sul bacino del fiume Adige. E da una prima attuazione di questa proposta è sostanzialmente emerso per il settore agricolo un danno economico pari a circa 150 milioni eh, di euro. Eh, infine, un'ulteriore attività che è stata richiesta e che comunque in qualche modo si sta portando avanti è quella della mappatura dell'indice di siccità RDI, che è un indice di siccità non tanto climatico ma proprio di natura. Agricola in quanto prende in considerazione l'evapotraspirazione potenziale oltre alle precipitazioni e quindi ehm, l'evapotraspirazione potenziale è un indice del consumo idrico delle colture e quindi questo è un indice molto adatto a monitorare la siccità di tipo agricolo. Da quelle cartine che vi ho riportato nelle slide, dall'analisi diciamo, dei dati dell'ultimo decennio, però che si fermano al 2016. Emerge sostanzialmente che il numero di anni di siccità per ciascuna regione italiana è, diciamo, è maggiore per le regioni del nord, mentre nel passato sostanzialmente la siccità era quasi sempre una prerogativa delle regioni meridionali, e lo stesso vale per quanto riguarda la eh, severità media, quindi l'indice più severo ha una più alta severità per le regioni del centro-nord. Nelle ultime slide vi ho riportato una serie di ulteriori attività anche a livello internazionale, partecipazione a progetti LIFE e anche alcuni progetti della FAO in cui siamo coinvolti ehm, con determinate diciamo, attività di ricerca. Quindi spero di essere stata nei miei tempi. Se avete domande fate sapere, grazie. Grazie. Grazie, grazie dell'opportunità. Grazie dell'opportunità, Vincenzi Francesco, Presidente di AMBI. Eh, abbiamo mandato delle slide, delle mail, un materiale per poter seguire quello che sto dicendo attualmente, per fare il, piano del, il punto della situazione. Intanto partiamo da una, un punto della situazione direi preoccupante, se non drammatico, in, tutto, in buona parte del Paese. Eh, in quanto la risorsa idrica eh, non solo non piove, ma purtroppo partiamo da lontano, ovvero già in gennaio, nei, me nei primi mesi del dell'anno, eh, lamentavamo il fatto che non c'erano né le piogge né le, le nevi sulle Alpi e sugli Appennini. Di conseguenza questo, questo problema si è, ad nel tempo. si è andato ad accentuare nel tempo, in particolare in, quei pa in, eh, in quella parte del paese, del centro nord, dove non eravamo mai abituati ad diciamo, avere delle situazioni così drammatiche come la pianura padana. In quanto la problematica sui ghiacciai e sulle, eh, e sulle Alpi non l'avevamo mai avuto. Mentre nel centro-sud, grazie anche alle nevicate che erano venute negli ultimi, negli ultimi mesi, ultimi, nei primi mesi del, dell'anno, hanno fatto sì di riempire quasi tutti i bacini e questo ci ha permesso di arrivare fino ad oggi con una disponibilità della risorsa sufficiente per eh, garantire le esigenze, le esigenze del mondo agricolo. Tutto questo naturalmente oggi non è più valido perché oggi eh, sono ormai mesi che non piove. Siamo arrivati a delle punte di carenza di pioggia superiori al 90% in alcuni territori, e comunque la media nazionale è sotto il 60%, quindi è piovuto, è piovuto veramente poco. Tutto questo accentuato da un eccesso di caldo. Le temperature sono elevatissime, le culture si bloccano e le esigenze di acqua per tutte le culture che abbiamo in campo, partendo dalle più pregiate, quindi dal pregia, dall'agroalimentare più pregiato che abbiamo e che ha incrementato ad aumentare l'export agroalimentare in questi anni, arrivando alle culture foraggere per alimentare. Per alimentare, per alimentare per alimentare gli animali. I danni oggi stimati reggendo la segna stampa e così stimati per l'agricoltura sono oltre 2, miliardi, oltre 2 miliardi di euro per non dire anche qualcosina in più se mettiamo tutto l'indotto agroalimentare e non solo agro, agroalimentare. Allora come ambi abbiamo così eh, proposte ci permettiamo di, di dire una parte che abbiamo già fatto e una parte che insieme secondo noi dobbiamo andare a mettere in campo e a fare. Abbiamo deciso come ambi di mettere in campo anche delle azioni politiche, con la costituzione di Irrigans Europe, che è un'associazione europea dove vede tutti i soggetti che sono interessati all'acqua in Europa. Eh, esiste un'associazione che, che fanno parte di tutti i paesi europei che però naturalmente all'interno dei paesi europei non tutti sono interessati all'acqua d'osirrivo. Naturalmente abbiamo la grande diatriba, e i paesi del nord che hanno delle grandi piovosità e hanno a disposizione dei grossi volumi di acqua rispetto ai paesi del Mediterraneo, come siamo noi, che non solo non abbiamo grandi disponibilità di acqua, ma anche li abbiamo in tempi diversi da quelle che sono le esigenze del mondo agricolo e dell'agricoltura. Cioè, con Irrigans Europe abbiamo, eh, abbiamo unito i paesi del sud, del, dei paesi del Mediterraneo, quindi del Sud Europa, come Portogallo, Spagna, Italia, Francia. Ma purtroppo anche in Europa si sta allargando, quei paesi, anche in alcuni altri paesi che non erano abituati ad aver bisogno dell'irrigazione. Anche lì, in quei paesi avendo fabbisogno. Quindi cre crediamo che Irrigans Europe diventi il soggetto importante in Europa per andare a affrontare quelle tematiche necessarie, come la direttiva quadroacque, che mette a volte in difficoltà, in funzione delle, delle normative, il comportamento dei paesi del Mediterraneo rispetto a quelli, a quelli nordici. Abbiamo messo. In campo credo una tecnologia, una tecnologia importante che prevede dell'innovazione, tutti forse di voi conoscete, comunque nelle carte sono a disposizione quello che è stato il percorso di AMBI insieme al canale Emiliano Romagnolo che ha messo in campo un sistema intelligente di consigli irriguo che è iRiframe, che oggi è anche applicato non solo con SMS ma anche all'interno di un'app dove consigliamo all'agricoltore in tempo reale in funzione dell'andamento climatico e della fase fenologica della cultura il momento ottimale per irrigare, i giusti volumi d'acqua. E andiamo a, in funzione della raccolta e della qualità organolettica. Quindi, anche su questo, la sfida di utilizzare meglio la risorsa, di risparmiare la risorsa, credo che sia, stato, credo che sia un messaggio importante che abbiamo voluto a dare, che sia come ambi, ma anche come mondo agricolo, che siamo pronti ad accettare, accettare le sfide del futuro. La necessità abbiamo di spendere subito e bene, e qui mettiamo a disposizione la professionalità, le competenze, la capacità progettuale e la buona capacità di spesa dei consorzi di bonifica per spendere bene in fretta i fondi del PNSR, che sono circa 300 milioni, e altrettanto immediatamente spesi quelli, mettere in campo subito gli, FSC, gli altri 300 milioni dell'FSC che abbiamo già pronti, progetti cantierabili, basta solo fare il bando e, cercare, e, e valutare i progetti e siamo pronti per, andare, per metterli in campo. Abbiamo bisogno di una programmazione, una programmazione che, dia delle, che abbia una visione di futuro, che abbia una visione diversa da quella del passato, che non agiamo solo in emergenza, ma agiamo in prevenzione. E allora per questo chiediamo, che se possiamo condividere insieme a voi, insieme al Parlamento, quella di costituire un piano plurinale di investimento che vada ad adeguare quelle che sono le infrastrutture irrigue, che sono naturalmente datate, mantenute efficienti grazie al lavoro quotidiano e ai contributi dei consorzi di bonifica, ma altrettanto abbiamo bisogno di adeguare. A, quelle, a quei territori, a quell'agricoltura che nel tempo è cambiata e che ha sicuramente bisogno di più elasticità nella disponibilità della risorsa. Ricordo a tutti che un tempo si irrigavano due o tre mesi all'anno, oggi i tempi dell'irrigazione si sono allungati a otto mesi all'anno. In un sistema come il nostro, che è un sistema ad uso promiscuo, quindi che serve per lo scolo da una parte e nello stesso tempo per l'irrigazione, potete immaginare quanto è complessa la gestione di questo, di questo sistema. E giustamente non possiamo neanche evitare al mondo agricolo che ha voglia di crescere, ha voglia di dare delle risposte. Posti a quei mercati globali che ci lo chiedono in tutto il mondo di far perdere competitività perché non siamo in grado di dare delle risposte sulla risorsa. Allora, a fronte di questo, occorre un piano pluriennale degli investimenti che preveda ogni anno una certezza nell'investimento dello Stato per andare a modernare quegli impianti e costruirli di nuove per allargare quelle aree irrigue che sono necessarie dal Paese, perché credo che nessuno di noi abbia piacere di vedere condannati alcune parti del Paese a non poter crescere. Stiamo vivendo delle situazioni drammatiche, ve lo dico da agricoltore, perché quando dobbiamo scegliere di dare una priorità a una cultura rispetto all'altra, credo che sia comprensibile a tutti che è molto difficile condannare qualcuno alla non, alla non competitività oppure al non fare reddito rispetto a qualcun altro, ma a volte ci troviamo anche e siamo obbligati ad affrontare queste situazioni per dare la possibilità a chi ha delle culture di un certo pregio, di un certo costo e di una certa PLV per ettero di poterle continuare. Dall'altra parte abbiamo la necessità di fare un piano nazionale degli invasi, l'abbiamo già, pro, già pronto, abbiamo all'interno di questo una progettualità pronta per 218 Invasi, medio-piccoli, sparsi su tutto il paese. Una progettualità però che deve avere una visione di futuro: una visione che gli invasi devono essere di piccola e media, media capienza, ma altrettanto ad uso plurimo, utilizzando semplicemente quello che è il criterio delle priorità dell'uso. Dopo di, do, perché è importante che, cre, credo, mettere intorno al tavolo tutti quei soggetti che sono interessati a trattenere maggiormente quella risorsa idrica che in media nel paese cade a mille, oltre 1000 eh, mm di acqua all'anno, solo il 10% viene trattenuta, però purtroppo abbiamo aree del paese che piove 2000 e altre aree del paese che piove 100 o 150 mm. Allora, a fronte di questo, con un piano pluriennale, ventennale, di lunga gittata, ma che riusciamo a dare delle risposte al territorio. Vi ricordo che la Cassa del Mezzogiorno negli anni passati ha dato delle risposte importanti a quel territorio che oggi sarebbe quasi deserto e oggi invece stiamo vivendo in quei territori un'agricoltura fiorente, un'agricoltura che produce cibo di qualità. Grazie per l'attenzione, credo di essere stato nei tempi e buon lavoro. Grazie. Prego. Adesso è la volta di Asso Idroelettrica. Mm. Sì. Buongiorno e grazie di averci ricevuto. Sono Salvatore Cosimo, membro del Comitato Tecnico e Scientifico di Asso Idroelettrica. Idroelettrica è oggi la principale associazione specifica per la fonte rinnovabile idroelettrica che in Italia rappresenta la categoria dei produttori dell'energia e dell'acqua. Perché essere qua oggi? Perché quello che noi vogliamo porre all'attenzione sono le opportunità su canali e condotti esistenti, quindi anche i, le, le cose trattate da degli oratori precedenti. Si tratta di molteplici iniziative inerenti alla realizzazione di centrali mini idro, le quali, se realizzate, ottimizzeranno l'utilizzo della risorsa idrica in contesti caratterizzati da opere idrauliche e di infrastrutture esistenti, a servizio dei preeminenti scopi idropotabili e di riqui, ciò senza la costruzione di ulteriori manufatti su fiumi e torrenti, senza quindi ulteriori sottenzioni di tratti d'acqua. Queste iniziative prevedono la valorizzazione per i fini energetici di acque già derivate, fluenti in condotto e in canali esistenti, senza sottrazione di alcune risorse idriche, anzi ottimizzando le risorse idriche producendo energia. Sarò molto breve anche perché vi abbiamo fornito un, il testo integrale. E gli ultimi decreti della FER, emanata dal, dal Ministero, decreto ministeriale 6 luglio 2012 e decreto ministeriale 23 giugno 2016, hanno premiato le tipologie di impianti di potenza fino a 250 kW, rientranti nelle seguenti categorie: eh, la realizzazione di canali artificiali, su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata né del corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo, l'utilizzo delle acque di restituzione o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico, l'utilizzo eh, e quindi l'uso di, di acqua su salti e su briglio attraverso esistenze senza sottenzione di albero naturale o sottrazione di risorsa, quindi con un eh, rilascio eh, garantendo il flusso minimo vitale. E collocare alla base dei salti, in parola, una turbina idraulica significa trasformare la predetta energia cinetica in energia meccanica ed infine in energia elettrica. Si tratta di opere a sé pochi impattanti, le quali per il fatto appunto di essere collocati in contenze esistenti, in alcun modo incidono sullo stato qualitativo delle acque e dei corpi idrici. Ciò perché la, già il legislatore ha favorito questo uso e in più questo uso va a ehm, completare quello che può essere l'uso delle risorse idriche. Eh, nel fruire delle menzionate presente opere, il soggetto promotore dell'iniziativa garantisce ai relativi proprietari, consorsi, irrigui e società pubbliche importanti royalty capaci di compensare i costi di manutenzione delle infrastrutture idrauliche esistenti, con conseguente calmerizzazione dei prestiti applicati agli utenti finali del servizio, siano essi agricoltori piuttosto che utenti domestici. Oggi la preoccupazione della categoria e quindi di società elettrica è esclusivamente... La ipotesi che una mancata emissione di un nuovo decreto possa eh, eh, essere causa di un vuoto normativo, ciò significa che non ci sarà più la possibilità, se non c'è un decreto, quindi senza la norma, di poter rassicurare l'investitore, che è un investitore privato, anche perché il decreto va a normare quella che è la parte incentivante che garantisce l'ammortamento dell'investimento. Questa è una cosa molto importante perché oggi le risorse sono. Già esistenti perché le opere già ammortizzate negli anni precedenti rilasciano l'incentivo e l'incentivo deve essere riassegnato: o può essere riassegnato. L'Asso Idroelettrica è qui oggi per dire e sensibilizzare chi ci ascolta a far sì che i tempi dei nuovi decreti siano celeri e possibilmente che venga mantenuto l'impianto attuale, che è un impianto poco antropizzante. Grazie. Grazie. C'era Gallinella. Grazie Poi. Presidente, ringrazio gli auditi per alcuni chiarimenti. Eh, la prima domanda la faccio al CREA perché sulle slide eh, che ci sono state fornite relativamente al Sigrian eh, c'è una scheda che parla di tempi di entrata a regime degli obblighi di trasmissione dei dati in Sigrian. Eh, io mi domando che significa quando trovo la voce non specificato? E, e, e quindi ecco, è importante sapere come le, in questo caso le regioni magari i ritardi che, eh, perché sono imputabili su, sulla trasmissione dei dati perché la gestione dell'acqua diventa sempre più importante e quindi eh, anche gli organi regionali devono, devono essere diciamo, celeri nella trasmissione di, di questi dati. Eh, Sui reframe, quindi mi rivolgo all'Ambi perché eh, eh, è uno strumento sicuramente nuovo e innovativo eh, per far capire l'utilità della gestione di precisione dell'acqua all'agricoltore eh, dal punto di vista del, del risparmio economico bisogna in qualche modo quantificarlo quindi se c'era nel dettaglio oh, esisteva una scheda tipo con mele, pere piuttosto che eh, cereali eccetera per capire ecco vedete che succede se si usa l'acqua in maniera più adeguata e poi chiaramente l'acqua è importante anche per eh, l'uso idropotabile sicuramente per eh, la, la questione dell'irrigazione perché un terreno irriguo vale sicuramente due e produce di più. Questo però si deve relazionare col deflusso minimo vitale di, di, di qualsiasi corso d'acqua perché, purtroppo, può succedere che eh, se non c'è un equilibrio tra queste, tra queste questioni si, si può causare anche un danno ambientale perché, magari, si porta l'acqua tutta da una parte e poi si, si fa seccare un fiume. Volevo sapere ecco, a tutti e tre i soggetti come si può trovare un equilibrio per queste questioni. Grazie Agostini. Eh, rapidissima domanda sul Piano Nazionale degli Invasi ho letto qui. Eh, volevo capire come era stato redatto questo piano, eh, se è il recepimento di tutte le proposte avanzate dai consorzi di bonifica, se avete fatto una selezione, chi doveva fare la domanda. E se questo fa riferimento ai 300 più 300 milioni, e eh, capire un attimo come è, com è venuto fuori questo qui, e se è finanziato diciamo, dalle risorse già stanziate, grazie, L'Abbate. Sì, grazie Presidente, ringrazio gli auditi. Eh, il collega ha anticipato la mia domanda, volevo anche io chiedere eh, se c'era l'obbligo da parte della Regione di inviare i dati e quindi il motivo per cui non, non, ancora, non avevano ancora inviato. E al Presidente dell'anno invece eh, volevo chiedere in merito alla delibera Cipe del 2014, c'erano stati dei, dei finanziamenti per eh, degli interventi in in, in diverse regioni eh, alcuni sono stati finanziati volevo sapere se erano stati tutti finanziati o se ci sono ancora eh, degli interventi eh, non finanziati da parte del Ministero grazie grazie benedetti sì, eh, io avrei due domande. Intanto la prima, eh, ma chiaramente eh, parlo per la mia regione, il Veneto, abbiamo avuto qualche problema relativamente alla gerarchia degli usi d'acqua perché chiaramente in Trentino c'è più una propensione a un uso anche per l'energia e eh, ci siamo trovati con delle difficoltà per cercare di capire come condividere la risorsa, per cui la domanda è aperta un po' a tutti eh, se c'è un'idea di gerarchia degli usi dell'acqua. E poi per quanto riguarda invece i consorzi, eh, vorrei capire in che modo c'è un controllo dell'operato dei consorzi, nel senso che eh, mi viene in mente, adesso leggo qui il consorzio Bonifica Toscana Sud, è stato criticato un anno fa, mi pare per la questione del taglio indiscriminato della vegetazione riparia quindi eh, con l'intento diciamo, di dover fare un intervento di manutenzione in realtà è stato fatto un intervento eh, in malo modo che quindi rischiava di danneggiare ancora di più eh, appunto la, i, i corsi d'acqua quindi vorrei capire in che modo si controlla la qualità degli interventi fatti dai consorzi. Grazie. Romanini. Sì, grazie Presidente, ringrazio anch'io gli auditi. Io eh, una, una riflessione, conosco il lavoro della, dei consorzi bonifica nel mio territorio e eh, vorrei chiedere questo, sostanzialmente noi ultimamente abbiamo assistito per i cambiamenti climatici e insomma per un uso del suolo che è stato quello che è stato, alla necessità di eh, investire molto in opere di tutela del territorio in termini di... parlo di casse di espansione, grandi casse di espansione per evitare eh, l'allagamento la, 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 di città. Io sono di Parma, è stata realizzata una grande cassa di espansione sul torrente Parma e oggi è in progetto un'impegnativa, molto impegnativa dal punto di vista economico, eh, cassa di espansione sul torrente Baganza pare che noi abbiamo ragionato in questi tempi, la domanda potrebbe essere volta anche, anzi, eh, in termini di ragionamento e riflessione, abbiamo ragionato in questi, in questi ultimi anni per i cambiamenti climatici appunto su opere di difesa, oggi ci poniamo il tema eh, della scarsità della risorsa. Eh, quanto è ragionevole e possibile, eh, questa è la domanda che mi interessa nel dibattito che abbiamo in corso anche in questo momento. Che queste opere di difesa siano opere d'uso plurimo, cioè consentano anche eh, l'accumulo per uso eh, irriguo della risorsa. Eh, Vuoi fare un'integrazione? Eh sì, avevo dimenticato anche la preoccupazione per quanto riguarda eh, la gestione del, del rientro delle acque saline, quindi eventualmente se c'è anche un qualcosa in merito. Grazie. Bene, parentela. Una domanda veloce su, una, su un progetto che riguarda la regione Calabria. Volevo un attimino capire in merito al completamento della diga del Melito. Eh, io conosco bene questa vicenda, ad oggi neanche il 10% della diga è stata completata, sono stati eh, diciamo. Um, investiti 500 miliardi delle vecchie lire eh, per, um, per aver fatto solo una prima parte dell'opera, um, siccome uh, sapevo che ci sono stati problemi di natura tecnica sulla, su, proprio sul completamento dell'opera stessa, ci sono state diatribe anche con uh, la, la società che aveva vinto l'appalto. Volevo capire se c'era stata una ricognizione, eh, quindi su che basi oggi Lambi ci propone um, un progetto che era stato diciamo, sepolto nel corso degli anni proprio perché c'erano problemi di natura tecnica e se non è magari il caso di investire questi, questi soldi magari per il, per il completamento di al, le altre dighe che in Calabria non sono state completate oppure se non è il caso appunto di investire in piccole vasche di accumulo eh, anche per non eh, danneggiare diversi fiumi che stanno, appunto, eh, potrebbero sparire da un giorno all'altro. Grazie, allora io ho pochissimo tempo a disposizione perché alle 14 è prevista l'aula, posso sforare di pochi eh, minuti eh, perché c'è il ministro presente in aula con comunicazioni. E, mh, quello che non può essere detto può essere scritto, per cui eventuali integrazioni possono essere mandate in forma scritta. Chi. Provo a rispondere velocemente, così facciamo fare un giro a tutti, ecco, un sì. flash a tutti. A spot naturalmente, il reframe. il reframe si basa sul bilancio idrico della cultura, di conseguenza noi abbiamo la necessità della cultura durante, il periodo, durante tutto il periodo dell'anno, dalla fase di trapianto fino alla fase di raccolta. In funzione di quello si usa il metodo analitico e scientifico dello stress idrico della cultura. In funzione di quello lì, e quindi in funzione dell'andamento climatico, viene indicato qual è il periodo ottimale per l'irrigazione per ottenere l'ottimale della quantità e l'ottimale della qualità organolettica del cibo. Con questo riusciamo a risparmiare oltre il 25% della risorsa perché si dà l'indicazione precisa all'agricoltore di, di quando dobbiamo irrigare. Ecco, con questo sistema riusciamo ad accumulare, ad accumulare tutta una serie di dati che ci permette di avere una storicità e per iniziare a programmare quelle che sono le esigenze del futuro in funzione anche dello strutturarsi dei cambiamenti climatici che stiamo vivendo in questo periodo. Uh, piano nazionale degli invasi. Il piano nazionale degli invasi è stato costruito uh, di recente e velocemente sentendo le esigenze dei diversi territori. Su quelle slide che abbiamo mandato sono solo alcuni dei progetti pronti e cantierabili in quasi tutte le regioni, per dare un esempio concreto a tutte le regioni del Paese, di quelle che sono. Non solo, solo grandi invasi, come ha detto prima l'Onorevole, sono una serie di invasi che possono andare incontro alle esigenze di laminazione, che oggi sempre più devono coniugare le esigenze del fabbisogno irriguo. Quindi in quei progetti sono stati raccolti tutte le esigenze dei territori, naturalmente devono essere eh, quantificati puntualmente e anche in fase progettuale quelle che sono le esigenze reali di tutti i territori, di tutte le situazioni, però quello che è l'obiettivo è quello di creare dei piccoli e medi invasi su tutto il Paese che abbiano la doppia o triplice funzione, perché non ricordiamo anche la funzione ambientale che questi invasi possono avere, io vedo che in alcune parti del Paese dove abbiamo questi, questi invasi di laminazione diventano molto probabilmente, anzi il 99% dei casi, dei siti di, di interesse comunitario per l'indicazione. A noi abbiamo fatto un, censime, abbiamo fatto un censimento, abbiamo, fatto, abbiamo chiesto delle cose, non tutti i consorzi hanno, hanno risposto in modo puntuale, perché naturalmente l'abbiamo chiesto oggettivamente in pochi giorni, ma abbiamo l'impegno che entro la prima settimana d'agosto tutti i consorzi propongono un programma uh, attuale e, re, e, e recente. Questi sono tutti i progetti pronti coso, però naturalmente l'evoluzione della cosa sta, sta andando avanti. Eh, controllo della qualità degli interventi, io ricordo l'autonomia di ogni consorzio, io ricordo che è interesse di ambi, abbiamo anche delle convenzioni con molte associazioni ambientaliste per difendere quella che è la fauna e la flora di tutti i territori. Eh, purtroppo a volte utilizziamo anche dei metodi che magari sono un po' invasivi, ma servono a volte per la sicurezza idraulica. Quello che noi andiamo a dire sempre è quello di mettere in campo, al, al, dove è possibile, in qualunque caso, l'ingegneria naturalistica che coincide con un buon servizio al territorio per quanto riguarda la, la, la sicurezza idraulica e dall'altra parte quella che è la tutela ambientale che è uno dei nostri primi obiettivi, quello di salvare la biodiversità di tutti i territori. Bacini di laminazione l'ho detto ad uso plurimo, credo che l'esempio che ha portato lei di Parma anche di recente ha funzionato. Dopo un periodo di siccità Parma ha, ha, ha avuto un problema in una parte del suo territorio dove è fortemente urbanizzato. Il tema della legge sul consumo del suolo è un tema che ci sta molto a cuore, dobbiamo portarlo avanti perché ricordo che facciamo sei mesi all'anno nel nostro Paese a parlare di criticità idraulica e sei mesi all'anno parliamo di siccità. Quindi evidentemente dobbiamo un pochino mettere, buttare il cuore oltre l'ostacolo e cercare di parlare di una programmazione che veda, che veda non più solo l'emergenza ma veda una programmazione, una programmazione di futuro in, 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 in prevenzione. Cuneo Salino. Eh, quotidianamente ci troviamo, scusate, settimanalmente barra, eh, ogni 10 giorni ci troviamo con le autorità di bacino, oggi autorità di distretto, per condividere quelle che sono le situazioni di ogni bacino idrografico e quello si parte a ragionare sull'utilizzo della risorsa partendo da valle, quindi cercando di capire quant'è i metri cubi necessari alla foce e si risale per dare, per dare le risposte per la quantità di risorse. perché il primo obiettivo è quello di non fare risalire il cuneo salino nei territori ricordo a tutti che un territorio tra parentesi inquinato da acqua salata è un, è un territorio che ha dei grossi problemi non solo per l'agricoltura ma anche un, un, un processo di desertificazione che mette a repentaglio quella che è la natura prego scusate oppure se i colleghi sono d'accordo, io sconvoco e se non ci sono obiezioni, eh, sconvoco e magari andiamo avanti lo stretto necessario, 5 minuti. Eh. Ecco, La seduta è chiusa.